Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Robin Forestelli, che mi chiede di parlare del film del 1987 di Giorgio Capitani, Missione Eroica, I Pompieri 2. Banfi, Villaggio, Boldi, chiaramente, Risica, mancano Roncato e Tognazzi dal primo, I Pompieri di Neri Parenti, che seppur brutto comunque aveva un qualcosina di divertente nelle gag in un villaggio, comunque in un Banfi che tiravano avanti la carretta bene. Invece in questo I Pompieri 2, nella storiella di questa squadra di 17, ormai praticamente con delle cose che cambiano chiaramente da parte del primo, ma che ci interessa poco, è la squadra distruttiva, non sanno fare un cazzo, vengono messi in mano a questo folle americano che poi è il grande Luc Meranda, che insomma gli mette in mano una missione che appunto sembra quella uscita dal filmone di Friedkin, Il salario della paura. Tutto questo è però girato in farsa, una regia, quella di Capitani, a dir poco televisiva e veramente piatta, una sceneggiatura inascoltabile, le gag non fanno ridere, non si ride mai, forse una delle commedie peggiori degli anni 80 di questo tipo, non si riesce mai a entrare in una storia che sinceramente è sempre troppo fatta da gag striminzite che non funzionano nel loro insieme. La narrazione è sconsideratamente buttata verso gag alla drive-in, non si riesce più a costruire come nel primo un minimo di storia. Qui la storiella di questi che fanno l'allenamento del cazzo e che poi vengono mandati dietro il camion di nitroglicerina, appunto, un po' al film alla Clouseau. Ma qui siamo di fronte veramente al nulla cosmico di un certo tipo di commedia, men che mediocre, men che modesta, proprio di fronte al niente e quasi, a livello proprio di musiche di Bruno Zambrini, che sono veramente brutte, così come un montaggio lorfissimo, che non dà minimamente ritmo a questa farsa, a questa veramente robetta, una cosa scritta malissimo da Franco Marotta e Laura Toscano, che tirano giù dei dialoghi da denuncia in un certo senso. È un film che fece anche poco successo in confronto al primo, che è diventato anche forse giustamente un cult per alcune cose, ma già il primo era un prodottino modesto che faceva ridere attraverso appunto tutti i comici che metteva insieme. Qui i comici sono stanchissimi, non c'è più alcuna sensazione nemmeno da parte appunto di chi lo fa il film di averne voglia, sono puramente soldi, soldi anche insomma che poi il film non ha nemmeno rifatto così tanto, perché è un film che giustamente è andato a scomparire, perché se il primo Pompieri può diventare cult per alcune scelte, appunto, e ripeto, per alcuni momenti in cui 7-8 comici riescono a far ridere perché c'è una certa verve, qui si nota che la verve non c'è più, cioè i soldi gli hanno dato e il tutto diventa semplicemente una butade, una puttanata senza alcuna forza, dove il villaggio fa 3 risate, Banfi 2 e nel resto del film invece ci sta annoia a morte di fronte a gag che erano vecchie nel 20 e che adesso sembrano ancora più vecchie, perché poi portate in scena con i tempi sbagliati del montaggio, con i tempi sbagliati di una regia. Qui non ci troviamo in televisione, i tempi sono quelli ed è tutto completamente sbagliato. E per questo è il classico film di merda anni 80 italiano che, ripeto, nonostante abbia anche per alcuni, anche il 2, un ruolo di cult, per me invece è completamente da dimenticare. A differenza del primo, che pur brutto, però, ripeto, aveva qualcosa perlomeno nella comicità che funzionava nel ritmo, nel montaggio, perché Neri Parenti, pur avendo fatto film brutti, comunque è un mestierante, questo Capitani non riesce proprio a dare niente al film. E il resto dei comici, ripeto, che dovrebbero dare il massimo, in realtà danno il minimo indispensabile per pigliare la busta paga. Quindi per me un film completamente, completamente mal riuscito. Ripeto, il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, sotto c'è il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook, su Instagram. E che dirvi di più di questi Missione Eroica e Pompieri 2, classico film di riporto per il successore del Pompieri 1, cambiamo regista, cambiamo sceneggiatore, cambiamo un po' tutto, vanno via anche qualche comico e il film ruzzola di sotto e non si ferma mai. Però il problema è che nel ruzzolare praticamente si perde tutti i pezzi che avevano reso perlomeno guardabile il primo film. Quindi per me questo è un vero cesso, il link lo metto qui sotto, ma io sconsiglio tutti di comprarlo o al limite nemmeno di vedesselo.